Eccoci. Sonic Boom. Ciao zii, sto settando due cose. Ciao zia, due zii.
Boh, vediamo. Ma che cam, zii, che cam, non ce l'ho. Dove cazzo l'ho messo? Esco? No, sto impazzendo. Devo finire assolutamente oggi sto ok. Che video, zio? Zì, non ce l'ho la gamma, poi non mi voglio far riprendere, che sono bruttino. No, non è vero. Dicono... Ma... Vadi, io la zia. Stanno bottando la capa. Ok. Che video, zì? Però a manetta qua, eh. Ma quale finestra, sì? Aspetta, la canzone. Vabbè, c'è no. Da YouTube, zii. Messo no copyright sans e non ti danno problemi. Sì, io ho 94 mega di download e 20 mega di upload. Aspetta, qua devo tagliare. Che cosa mi fa schifo? No, zii, Spotify escono le pubblicità, ma poi non hai visto che hanno bannato le... Cioè, ti danno problemi Twitch. Con Spotify. Se no mettevo Spotify. Vabbè, questa la lascio. Altro team.
Lo so, zio, lo so, c'è tutto su Mi ha Spotify. colato una kill. Raga, andiamo in safe, pigliate zipline. No, raga, siamo con le pezze al culo. Lol. Vedi, zii. Però voglio risentire quella di prima, mannaggia. Troppo bella, zii, questa. Street Fighter. Vabbè, zii, dimmi tutto, e te lo dico. Che mi serviva. Ah, zii, mi serve una canzone tranquilla per inizio video e basta. Il resto già ce l'ho. No, Pezzella, che cazzo. Solo Spotify meno, zii. Vabbè, fino ad ora non mi ha dato problemi, zii. Ma alla fine è un video di merda. Ti posso capire sulla RAM che Google spreca un botto di RAM, zii. Ma dovrebbe reggere. Aspetta, fammi vedere se si vede. Ok, spettatore si vede. Cosa di Streamlabs, no? Perché sta cosa? Vabbè, non ce lo metto sto coso, eh. Vabbè, mettiamo questo, cazzo ce ne frega. Che ricordi, stanzo. Ok, zii. No, raga, siamo con le pezze al culo. Pezzo al culo. Quelle pezzo al culo. Anzi. Oh, dimmi che. Ah? Non usare YouTube, intelligenza, usa Spotify. Zi, mi escono le pubblicità. Sì. Devo fare? Eh, sì. Mi va in banda così.
lo so, consumo pure un po' di RAM. Lo so. Consuma un botto Chrome. Thank you. Sempre così, eh? Thank you. È fatta una promozione, però. Scusa, mi piace. Come fai a dire? Vabbè. Ma scusa, Sì. quindi. Che? Tablet ce l'hai? C'è cellulare, sì. C'è cellulare. C'è il cellulare. Il tablet c'è? Non dici neanche il tablet? No, sì, non lo uso. E se stai guaiato, fai fotografare. Vabbè, il cellulare va bene lo stesso. Sì. Oh, Culo. mo che ritrovo un programmino, te lo faccio vedere. Il Sì? tuo cellulare Culo. diventa la chat. Ah, sì? Sì. Ce l'hai la forza di comprarti uno stand dove ce lo metti sopra e ce l'attacchi corrente? Come no? Ah, mi costa 10 euro il stand. Anzi, no, Va bene? ok. Poi ti mando Link. il programmino. È molto bello perché Siamo con le praticamente pezze a culo. diventa il cellulare con sfondo schermo del computer. Ah, sì. Sì, basta che il cellulare e il computer siano collegati in stessa linea wifi, cioè la stessa linea di casa. Ah, ma è tipo il tuo telefono di Windows, sì. C'è Windows come telefono. No, c'è un programma su Windows 10 dove colleghi il cellulare al PC. No, Lo schermo. non mi ricordo come si chiama. Lo devo andare a ricercare perché io me l'ho tolto. Un monitor di quelli portatili. Ah, tu c'hai due monitor. Capito, non ci devo, non devo portare. Sono Ma sotto questo qui mi prende USB, quindi devo sempre. attaccarlo manco 50 video, devo mancarsi. USB. Ah. Attacco al computer e si vede, va bene. Però prima io usavo il cellulare che avevo a disposizione, questo programmino. Ah, ok. L'importante è che il telefono e il computer siano collegati alla stessa rete di Ci casa. sta, ci sta. Ce Dopodiché tu ti puoi spostare, ok, l'ho. la chat sul cellulare, la metti in verticale e ti perlomeno ci siete. È piccolo, il pad sarebbe meglio, però mancanza di altro. Mo te lo cerco, te lo metto qua, aspetta. Dopo vedo, sì. Allora, sto ricaricando gli scudi. andiamo ad airdrop. Speriamo in Gesù che non ci sia nessuno. Eccolo qua, te l'ho trovato. Ok. C'è un drone in cripto. C'è un drone qui. Sto Vado qua combattendo. sopra, vado qua sopra, Ambienta vado qua acquisto sopra. base. Ricarico. Sì, il programmino si chiama l'applicazione da scaricare. Non lo so, ma che c'hai, iOS, Android, che E Android. tieni? Ok. Si chiama Space Desk. Ok, Space Desk. te lo scarichi pure sul computer. Ok, Ok. dopodiché l'applicazione da computer, ok, trova l'indirizzo IP del cellulare, ok, e fa in modo che Windows veda il cellulare come secondo conto. E ha risolto i problemi. Te lo ricordi? Sì, 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 ho capito, ho capito. Basta me lo link, vedo io. ora vatti a scaricare perlomeno l'applicazione di Android, così lo potrai scaricare. È proprio dal cellulare. Ah, ok. Mo vedo la cellulare. Space Desk. Funziona bene. Sta sullo store, Sì, non costa niente, è gratuito. Trovato? ok. Com'era Space Desk? Space Desk, sì. È quello verde.
Non mi ricordo com'è perché non lo tengo più da un po' di tempo. Vedo immagine verde col cellulare e PC che stanno insieme. Aspetta. Multimonitor display, space desk. Sì, è quello verde, esattamente. È proprio quello lì. Ok. Multimonitor, display e roba Ecco. varia. E lo devo scaricare pure su PC. Sì, ci sta la controparte per PC, sennò come comunichi? Giustamente. Dopo lo installo su PC. Installalo, vedi che ti trovi una parola. Poi prendi la chat da OBS, Sì. ok? La levi dal programma proprio, perché quella la puoi mettere pure in una finestra singola, diciamo così. Solo la chat. La pigli e la trasporti nel secondo monitor che ti trovo collegato le due applicazioni assieme. E tu tieni praticamente tutta la faccia del telefono, ma non so il telefono quanto è grosso. A me è grande, è la 50. Se 5 pollici, 6 pollici, non lo so, almeno 5. 5 qualcosa, penso. Te la metti in verticale e perlomeno ci scegli qualcosa. Io se ci cade non ci vedo lo stesso. Ma magari tu poi pigli il telefono, te lo appoggi su un portacellulare, un appoggio cellulare, dai, e Sì. attacchi pure la corrente perché sennò si consuma la batteria. Il programmino lo devi sempre acceso lo schermo, ovviamente. Se no, perché non ha senso. Fo. Gli attacchi alla corrente e stai a posto. Lo metti sul piedistallino suo, perlomeno te lo metti davanti al computer, oppure davanti alla tastiera, e leggi in chat, che sennò è un casino. Come fai a leggere? Ma 10 anni. Ma non è simile a vai sull'app di Twitch e vedi la chat, In che senso? sì. Cioè, io mo sto vedendo la chat di Twitch al cellulare, la Twitch. Lo so, però così tu consumi più Dici bit? banda. Ho capito. Consumi banda. Almeno risparmi sulla Se banda. invece comunica col computer, non hai Ah, problemi no, col non consumi computer. niente. Ho capito. Mi serve Allora ho allora. visto, tu c'hai OBS con la chat aperta. Sì, Mo sì. è così. Sì, sta qua, vedi. Oh, quella chat che tu tieni a fiango la puoi pure disincronizzare dal programma, cioè la puoi pure staccare. Ho Devi capito. rimanere. Sì, avevo capito. Lo metti sul secondo schermo, eccetera, se ce l'hai, ho No, capito. c'è una finestra a parte. La pigli e la metti nel secondo schermo, a tutto schermo, così usi proprio la chat in tempo reale. Capito? Ho capito. GG. Non è meglio, scusa. Sì, consumi meno cose, sì, mi Allora, in serve. teoria ci dovresti Questa sarebbe mettere stata tutto io la OBS, live. secondo schermo. Però siccome usi il cellulare che è piccolino, ti Sì. conviene metterci solo la chat. Io sul secondo schermo ci tengo tutto OBS, perché mi dice come va OBS, se perdo qualche frame, chi si è subato, no, subato no, perché pure si uscire. Chi si è Pure le followato, attività puoi mettere. Pure le Ok. attività puoi mettere. Tipo chi si è Il feed subato, attività lo puoi inserire in OBS il feed attività, ma se tieni lo schermino piccolo del cellulare poi diventa una finestrina cose. piccola che non Enorme. si vede niente. Finisci così, pinci la chat e la metti là. Tanto per. Babbo, continua a fare Sì, la live, va. sto modificando un po', devo. Scarica, fammi sapere come ti trovi, perché è facilissimo Lo devo da usare, lo devo scaricare solo usare da in 5 PC. secondi. Bravo. Ma Puoi non può. metterlo in orizzontale, in verticale al telefono. Sì, Sta bene. lo sai, mi serve questa cosa. Magari in orizzontale forse è meglio, Orizzontale? leggi di più, cioè Sì. rende più grossa la chat. Però io Ah, no. penso che una volta che tu hai messo la finestra sullo schermo, puoi anche impostare la dimensione del carattere della chat, cioè più piccolo più Ah, a grande. posto. Così è meglio, se no non ci leggi. Ho capito. Perché se qualcuno ti scrive, tu devi abbassare tutto per leggere. Qui Scusa. sarebbe. Che fin quando stai a fare queste cose, ci sta Vabbè, pure sì, ci sta. Qui tu stai a lavorare. Ma se stai giocando, sarebbe stata io abbassare la lo schermo live, per leggere. penso. Furbo. Scusa. Vabbè, ti lascio fare. Oh, grazie zio. Prego tu. Ciao.
Shovel. Poi ti faccio vedere come si mette tutte le cose su PS. Allora, PS. Mo ho messo Streamlabs, zi. OBS, zio. Zi, perché devo mettere le alert. Mi hanno detto che non si può fare OBS. Ma ha detto uno. Mi ha detto uno, ho messo Streamlabs. No, da OBS liscio, quindi OBS Studio. Ok. Quello nero avevo. OBS Studio, quello nero, esattamente. OBS Studio, tu puoi mettere tutti gli altri nel mood, basta che vai su Stream Element. L'avevo già fatto, li dovevo solo copiare, zi. Poi vedo. Poi se sai come. Se non sai come si fa, te lo spiego io. Ah zi, guarda che ho messo pure la transizione, guarda qua. Hai visto? Vabbè, aspetta, non sto sulla tua live. Hai visto? No, non l'ho visto. Ah. Ho messo la transizione, ma vado in live. Aspetta, ma devo andare. Ah, aspetta. Mo metto live. No, ho sbagliato. Si dovrebbe vedere, no. Sì. Sì, è bellissimo. Che fai tu? Adesso? Io lo faccio da cellulare. Con un'altra applicazione che simula. Che stimola lo Stream Deck. Vabbè, io ho messo le scorciatoie sulla tastiera. Capito? Sì, sì. C'è un'applicazione, questa è a pagamento però. €2. Costa €2. Che praticamente simula lo Stream Deck. No, lo Stream Deck. Quello là di Elga, mi presente? Che usando? Ah, sì. Si compra, costa €2, mi pare, non mi ricordo, su Android. Si mette sempre la parte su, cioè, sul computer. La setti e ci puoi manovrare Spotify, Play, Note, ma non c'è mai tra CD o YouTube. Ci puoi far partire la live. Ha detto. Ci puoi cambiare scena in OBS. Ah, sì. Vabbè, io ho la tastiera, le scorciatoie sulla tastiera. E tu c'hai le scorciatoie sulla tastiera. Siccome io con la tastiera ci gioco solo, tengo, come fai tu, tengo il mio appoggio telefono, attivo il programmino e tengo tutti i tasti che mi sono programmato. Wow, zia, assurdo. Ritrovo il telefono e con €3, invece di €250, mi sono fatto lo Stream Deck di Elba. Sì. Wow, assurdo. Non esiste €250 o qualcosa. Poi caso faccio i soldi, me lo piglio. Anche perché con quello là ci posso fare molto più cose. Ci posso manovrare praticamente tutto il computer, cosa che questa applicazione non fa. Cioè, però... fa tutto da app. Assurdo. Sì, puoi attivare con lo Stream Deck. Con lo Stream Deck puoi aprire i programmi, chiudere i programmi. Torna su desktop, aprire una pagina di internet, interessante, ma fa tutto. Interessante. Interesting. Cioè, sei zi? Oh. Questo qua è un po' più limitato, però un attimo. Tanto quello che ci devo fare io. Ci devo attivare e avviare e scoppare la live. Ma bello, figo. È figo, è figo. Fai subito, Per un plugin per OBS che tiene dei cambi scena che sono spettacolari. Me lo sto studiando. Bello, figo. No, con OBS ci puoi fare un sacco di cose. Ma zì, un botto di cose ho visto. Cioè, hai visto? Già ho messo gli spettatori, il numero di spettatori sopra. Sono altri plugin che tu puoi scaricare. Assurdo.
Io c'ho il gol, il numero di spettatori della telecamera finale anche per tolti. Questo va da un attimo. Che figata. Ho scaricato il plugin delle. Come si chiama? Dei social che mi appaiono ogni quattro tempo. Ah sì, qua. A schermo, sì. Lo senti con i tuoi social e poi ti appaiono a schermo con i log dei social. Wow. Questo è sempre da streamare. Ma assurdo, sì. Il Magnum c'ha i bot, c'ha puoi inserire i comandi, puoi mettere gli UDI, mettere pure il posto. Scusami, ma assurdo. Faccio tutto lo stream element ormai. E poi c'è la controparte sul cellulare. C'è l'applicazione sul cellulare. Anche il cellulare per mettere. Bene, quindi se io faccio faccio partire la live dell'applicazione di Steam Management da cellulare, a differenza di quella di classica, mi fa partire la live a 1080p, no? 1080p non so se mi conviene. Sì. Capito che si è... lo so, forse non ti conviene. Però io posso settare il full HD dall'applicazione da telefono, cosa che praticamente non mi dà l'applicazione di Twitch, quella classica. Beh. Ho capito. Ma buono, vado a moderare. Ok, sì. Dove è moderato? Sì. Da Mary. Chi è Mary? Quello che fa con. Ah, ok, ciao, sì. Buona moderazione. Ciao ciao. Thank you. Ma che cazzo sto vedendo? Maledetto di un Firox. Aspetta. Vediamo se viene la magagna qua. Era qua 8 poi uscite. Ok. Thank you.
Questa la butto via. Aspetta, qua sto alzato. Ok. Abso, guarda la mia live. Abso. So è. Abso. Abso, abso. Abso, abso, guarda la mia live. Guarda la mia live. Ok. Arda. Ormai è una meme. Abso, guarda la mia live. Grazie.
Momento editing intensifies. A casa, merda! Siete i campioni Apex. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. Merde. Prendete e portate a casa, merda! Prendete e portate a casa, merda! Casa merda! Casa merda! Casa merda! Prendete! Don't let me drown. Don't.
Dio mio, ma dovevi clappa così tanto, madonna. Clap, clap.
prendete e portate a casa, merde! No, vabbè, clap finale è bellissimo. Siete i campioni Apex. Di merda e di puttane, pigliate e portate a casa, coglioni. Esci. No, ti devi scusare, tu. Ah sì, la vittoria, ho sentito il punto della vittoria. È bello che raga ho trovato 600 materiali di creazione dopo una bella win. Già all'ultimo secondo mi è venuta una paura. Beh, è quasi finito il video, Certo. Mancano solo due cose da sistemare. Mandami un messaggio poi quando ci sei. Sì. No, non te la sei giocata male, comunque tu eri in una posizione di svantaggio. Vabbè, questa la perdo, la perdo. Non è una merda la Play dopo tutto, è una console bella. Non è vero. La potete o no? Ovviamente ha fatto la storia. Non è una merda la Play dopo tutto, è una console bella. Ok, che stai dicendo? Console bella. Non è una merda la Play dopo tutto, è una console bella.
dietro. Madonna.
c'è da scaricare l'altro allora. Mo prendo l'altro, anzi no, facciamo un altro e caustic. Poco, lo sapevo.
Secondo crash. Secondo crash. Ciao, dove va? Sto editando un video per un amico, così, non so cosa fa. LOL no, non c'ho. Questo c'è il copyright, perché mi mette... Oh no. Oh, volevo fare una cosa con l'immagine. Lucente Q. Era qua. L'ho beccata subito, mamma mia, che professionalità.
Vabbè. Penso che l'ho finito, manca solo la canzone Chill, ma è finito il video. 8.39 di pura follia, madonna. Firux, imparate a dire i video. Perché non ce la faccio. Vabbè. Chi è rimasto? Vi do un bacio abbraccio. Io forse dopo vado su Apex. Stay tuned. Bye bye.